è un piccolo bottino di libri usati che ho reperito a 1 euro soltanto di un negozio che è aperto vicino a casa, che è praticamente un charity shop in Italia, una cosa innovativa, no? E quindi qualcuno si è liberato di una caterva di libri interessantissimi, molti li ho già, e quindi stavo lì a dirmi: oh, guarda, c'è roba preziosa qui. Alcuni invece non li avevo e quindi ho deciso, beh, di fare il colpaccio. Perché evidentemente c'è gente che si libera di libri senza sapere che cosa sta facendo. Buon per me. Allora, il primo libro che ho trovato è di Colette, Camera d'Albergo. È di questa collana che deve essere uscita di racconti, di cui ho visto soltanto il ballo. Insomma, non ero qui mentre la collana è uscita, altrimenti li avrei acquistati tutti perché mi interessava come iniziativa. Era un'iniziativa dei libri del Sole 24 Ore. E quindi questo è un racconto che mi ha preso a leggere, sembra molto interessante. Poi ho trovato di Heinrich von Kleist, La Marchesa di O. Ho letto vagamente la trama dietro, trattandosi di un classico, me ne sono appropriata subito. Poi un immancabile, dato che comunque ne sto leggendo tutti, di Freud, la psicoanalisi infantile. Non ce l'avevo questo, quindi avevo già letto L'interpretazione dei sogni e un altro, quindi mi appresterò a leggere anche questo. Per quanto Freud mi lasci un po' perplessa, sono più junghiana io che freudiana, però comunque è bene dare una lettura comunque a tutte le sue opere. Comunque sono abbastanza affascinanti anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista narrativo, più che dal punto di vista psicologico. Poi ho preso questo, che dalla copertina è misterioso, ma diciamo che manca la sovraccoperta, ma è praticamente di Hemingway, Per chi suona la campana. Così mi do anche la lettura di Hemingway. Ho già un altro libro suo, ma Addio alle armi, ma non l'ho mai letto. Mi dico sempre devo leggerlo, ma non ci arrivo mai, ci arriverò presto, magari proprio iniziando da questo. E poi ho trovato questo libro di Niccolò Ammaniti, Il momento è delicato. Non ho idea di che cosa parli, naturalmente al di là di quello che c'è scritto in quarta di copertina, non l'ho preso sapendo le tematiche del romanzo, quindi non so ancora dire se mi piacerà o no. I romanzi passati, i precedenti che ho letto di Ammaniti mi hanno soddisfatto alquanto, quindi gli ho dato una possibilità, poi per 1 euro, figuriamoci. Tra l'altro il libro sembra completamente nuovo, non ha la costina rovinata. C'era anche un segnalibro che tipo a pagina 15, evidentemente qualcuno l'ha mollato a pagina 15, non so, non è un buon segno in effetti, però vabbè, gli do una possibilità. E quindi questo è il bottino del periodo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!